Visto che si parla di ingegneria, vorrei in realtà raccontarvi la storia di due ingegneri, e poi vedremo invece cosa c'entra questa storia con la robotica. Questi due signori, se vi faccio solo vedere una foto, in realtà magari non capite bene chi possano essere, però in qualche modo hanno sviluppato una tecnologia che poi ha cambiato il mondo. È stata una di quelle che, insomma, ci fa vivere in un modo un po' diverso questi giorni. E se vi faccio vedere invece questa foto, credo che sia molto più chiaro chi possono essere questi due signori. Questi due signori erano i fratelli Wright. Insomma, è ovvio in qualche modo qual è la tecnologia che hanno creato, ma la storia dell'ingegneria che sta dietro questa creazione è abbastanza interessante. Ma tutto sommato per noi può essere riassunta in una singola immagine, che contiene tre messaggi fondamentali che, diciamo, che hanno portato poi al successo di questa opera dell'intelletto. Per un certo periodo di tempo l'uomo aveva immaginato di poter volare e di poter volare in qualche modo copiando la natura. Ebbene, anche i fratelli Wright non erano tanto diversi. Quello che facevano, che cercavano di fare, era quello di osservare la natura, in particolare il volo degli uccelli, e cercare di capire come questo potesse portare invece una macchina che potesse volare. L'osservazione della natura era sempre stato un punto fondamentale diciamo, del lavoro degli ingegneri, e c'è una parola che, tradotta in italiano, si può dire ingegneria inversa, che consente di osservare un sistema, di capire qual è il funzionamento in modo da poi poterlo riprodurre in un qualche tipo di artefatto che è diverso dal sistema originale. Questa è anche la stessa cosa che a volte quando vengono copiate delle invenzioni di qualche persona, si chiama reverse engineering, quindi il modo di andare a osservare un sistema, copiarlo in modo da rifarlo con le stesse funzionalità. Ha una connotazione magari non tanto positiva per la persona che viene copiata, ma in questo caso stiamo copiando la natura, quindi tutto a posto. La seconda cosa fondamentale di questa storia, che ha portato in effetti al successo, è stato la possibilità di scrivere delle equazioni. Quindi i signori Wright non solo avevano tentato di costruire delle ali per volare, ma avevano anche incominciato a scrivere delle equazioni, a scrivere dei modelli matematici che potessero prevedere il comportamento di un certo sistema. Il sistema, in questo caso, di nuovo erano le ali. Però erano dei signori piuttosto prudenti, visto che i loro colleghi poi avevano fatto una fine non piacevole tentando di provare le proprie invenzioni. Questi signori avevano voluto fare anche degli esperimenti, per cui avevano costruito, cosa molto moderna per i tempi, una galleria del vento, un tunnel del vento, dove provare il funzionamento effettivamente delle ali che costruivano. E questo qui, diciamo, è per dire che la teoria del volo doveva andare insieme, in qualche modo, anche alla sperimentazione, alla misura, e quindi alla verifica delle equazioni dei modelli che venivano creati. Il terzo punto importante riguarda un aspetto un pochino più delicato, che aveva a che vedere con un problema che hanno dovuto risolvere per far volare in maniera sicura i loro aeroplani. Il problema aveva a che vedere col fatto che per un certo periodo di tempo erano riusciti a costruire una macchina che poteva volare, però riuscivano ad andare solo dritti. Appena tentavano di fare le curve, nascevano dei problemi di stabilità. Questo perché nei loro modelli, diciamo, entriamo un pochino più nella parte tecnica, non avevano tenuto conto in qualche modo di una serie di effetti, che avevano a che vedere con quando l'aeromobile tentava di fare una curva, per cui avevano disaccoppiato il problema di andare dritti ed essere stabili col problema di girare e controllare la virata. Quando diciamo, il problema alla fine lo risolsero, perché capirono che per fare una virata bisognava piegare l'aereo, e questo qua è stata sostanzialmente diciamo, la soluzione che hanno trovato. Quello che però questa soluzione ci dice a noi, tutto sommato, è che i problemi, soprattutto se stiamo parlando di sistemi complessi, non possiamo analizzarli isolatamente. Bisogna in qualche modo tagliare il problema, non possiamo tagliare il problema a pezzettini, isolare i pezzettini e sperare che poi la soluzione finale funzioni ancora. O meglio, questa cosa funziona in alcuni casi, ma in alcuni altri casi il sistema è talmente complicato che questa soluzione non può funzionare. Ebbene,
diciamo, queste tre cose, questi tre messaggi, tutto sommato sono validi anche se ci spostiamo in un altro ambito. L'ambito che consideriamo è quello della costruzione di, ancora una volta, di sistemi di qualche tipo. Dove poi noi invece cosa vogliamo fare? Vogliamo osservare l'uomo, e la prima immagine ci fa vedere in qualche modo due aspetti importanti: l'osservazione dell'uomo adulto, quindi del comportamento e di come l'uomo cresce e si sviluppa. Vorremmo in qualche modo vedere come funziona, com'è che il comportamento è controllato, e quindi ci vorremmo guardare come funziona il cervello e cercare di copiarlo in sistemi artificiali, vediamo qua, che sono dei sistemi robotici. Questo con un pochino come avevano fatto i fratelli Wright, andando a vedere la natura, cercando di costruire dei modelli matematici, ma anche facendo della sperimentazione. La sperimentazione in questo caso è il robot, quindi non solo scrivendo le equazioni, ma anche realizzando qualcosa che implementa queste equazioni e si comporta in maniera naturale nel mondo. Questi sistemi noi li chiamiamo sistemi artificiali interattivi, e vorremmo appunto che si comportino come gli esseri umani. Ora, queste immagini sono prese da film in realtà. Vorremmo in qualche modo costruire dei sistemi che ci possano aiutare, magari che possano anche ballare, ma più che altro che possano essere d'aiuto per l'uomo, sia che sia nell'industria, sia che sia per andare in ambiti poco piacevoli per un essere umano, sia che sia per invece l'aiuto in ambito, per esempio, domestico. Il robot che vedete in mezzo non è preso da un film, invece, quello è un robot che abbiamo costruito noi, è il sistema sul quale stiamo lavorando. Un'altra delle cose che dobbiamo considerare, o che ci dobbiamo chiedere, è se questa attività in realtà è nuova. Ma sfortunatamente non lo è, mi piacerebbe aver detto per la prima volta, ma studiamo il cervello costruendone dei modelli. Invece non è proprio andata così. La prima immagine in basso è un'immagine presa da un documento di Cartesio, quindi non è esattamente nuovissima. All'epoca si pensava che il cervello controllasse il movimento spingendo dei fluidi nei muscoli in qualche modo e di conseguenza causando il movimento. Quindi il modello fluidico, in qualche modo, era il modello dell'epoca, era la tecnologia che si conosceva, e quindi la tecnologia veniva importata in qualche modo come modello per lo studio del cervello. E poi velocemente la storia ha fatto progressi. La seconda immagine è un modello del midollo spinale costruito con interruttori e bobine, simile alla tecnologia dell'epoca, che era quella del telefono, del telegrafo, della centrale telefonica, dove c'erano tanti interruttori che potevano cambiare. Le cose poi si sono spostate un po' sull'elaborazione dell'informazione, con l'avvento del computer. Quindi l'altra immagine che vedete al centro vuole rappresentare lo studio di quella che si chiama la teoria dei sistemi, quindi la possibilità di studiare attraverso delle equazioni sistemi dove è presente anche una retrazione, quindi dove è possibile immaginare che ci siano dei sensori, che questi sensori causino una modifica del comportamento dell'oggetto che stiamo considerando, il robot piuttosto che l'essere umano. L'altro modello che vedete lì è una variante, se volete, del precedente, dove però si è immaginato che l'oggetto che esegue l'elaborazione dell'informazione non è più un oggetto monolitico, una singola equazione, ma è un insieme di oggetti elementari, un po' come i neuroni del cervello. In questo caso consideriamo diciamo, delle interconnessioni, e quindi tanti sistemi semplici connessi tra di loro. Ovviamente quello che facciamo noi, la robotica, che diciamo è quello che è arrivato un po' dopo. Vi voglio far vedere molto velocemente alcune delle idee alle quali abbiamo preso ispirazione, alle quali ci siamo ispirati, che in particolare cambiano il modo in cui noi vorremmo costruire i nostri robot. Il primo esempio si chiama, ha preso il nome di neuroni specchio. È un insieme di neuroni che è stato trovato nella scimmia. Ed è interessante non tanto perché ha una risposta abbastanza particolare, ma perché è stato trovato è un neurone che è responsabile, o comunque si accende, o una serie di neuroni che si accendono quando la scimmia vede una certa azione compiuta da un essere umano, ma allo stesso tempo
è un neurone di un'area motoria. Quindi uno si dice, ma perché se la scimmia non si sta muovendo, sta solo osservando una persona che fa un'azione, si dovrebbe accendere questo neurone? Si chiamano neuroni specchio perché poi sono gli stessi neuroni che controllano il movimento della scimmia nell'eseguire la stessa azione. Ora, le azioni in particolare erano azioni di prensione, quindi dove la scimmia prendeva un certo oggetto, oppure l'essere umano faceva vedere la stessa azione alla scimmia. La cosa interessante è che questo modo di vedere ha cambiato un pochino il modo in cui vediamo un'altra serie di comportamenti. Per esempio, il modo in cui noi cerchiamo di studiare come percepiamo la parola. Ebbene, alcuni signori, nostri colleghi neurofisiologi, ci hanno fatto vedere che in realtà, mentre voi siete qui che ascoltate me che parlo, le vostre aree motorie si stanno accendendo, e si stanno accendendo in una maniera che è del tutto simile a come si accenderebbero se foste voi a parlare, a dire le stesse cose che sto dicendo io. Quindi la percezione in realtà non è univocamente determinata dai sensi, ma ha a che vedere anche con l'attivazione delle nostre aree motorie. E questo, diciamo, cambia in qualche modo il modo in cui noi vorremmo costruire i nostri robot. Quest'altra serie di immagini volevo esprimere un altro concetto che è di nuovo di importazione, questa volta non neurofisiologica, ma che arriva dalla psicologia sperimentale, che è come noi percepiamo gli oggetti. E anche in questo caso, in realtà, due oggetti che per un computer potrebbero essere del tutto simili, perché sono due oggetti lunghi con una forma tutto sommato non molto diversa l'uno dall'altro, in realtà per noi sono molto diversi, ma sono molto diversi perché noi associamo l'azione che faremo con questi oggetti all'oggetto stesso. Ed è evidente che se abbiamo un oggetto inutile o impossibile, come questo qui, diciamo, è chiaro per noi che l'oggetto di per sé per un computer potrebbe essere del tutto plausibile, però per noi che lo dobbiamo usare è chiaramente una teiera che non fa il suo lavoro, o comunque che ci fa scottare se tentiamo di usarla. L'altro elemento importante arriva di nuovo dalla psicologia, e in particolare dalla psicologia dello sviluppo. Ve lo descrivo super velocemente con una metafora. La metafora è la seguente. A noi interessa, o potrebbe interessarci, capire non tanto come costruire un sistema artificiale che si comporta come un essere umano, ma come costruire un sistema che, messo nel mondo, si sviluppa esattamente come un essere umano. Questo perché potrebbe essere un problema più semplice, ma anche perché studiare lo sviluppo ci fa vedere, e ancora con una metafora, come noi, o come il cervello, struttura se stesso in modo da poi determinare il nostro comportamento. In particolare, studiare lo sviluppo ci fa vedere tutta una serie di strutture nel cervello, come nella costruzione di un edificio, che sono in effetti le impalcature, ma sono strutture che quando vedete, diciamo, l'oggetto finale, quindi l'uomo adulto, non vedete più questa struttura. Ancora una volta, per la robotica potrebbe essere interessante andare a vedere queste cose, a studiare queste cose, ed è quello che stiamo facendo. I progetti dei quali ci occupiamo non sono solo progetti di robotica, cioè collaboriamo anche con neurofisiologi e psicologi dello sviluppo, come in questo caso. Qui vedete poi a questo punto cosa abbiamo fatto per davvero. Finora belle parole, ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto queste idee, la percezione artificiale, la robotica, vorremmo implementarle. L'idea era quella di fare un piccolo robot per poter testare queste idee appunto in termini concreti. Qui vedete in mezzo in qualche modo la progettazione di questo robot e poi la sua realizzazione sulla destra. E questi sono due video che ci fanno vedere un pochino ancora, sempre seguendo la stessa idea, l'osservazione della natura, quindi del sistema biologico, e la sua realizzazione in un sistema artificiale. E in questo caso il robot utilizza una serie di reti neurali particolari che sono simili a, o si pensa che siano simili, alle risposte dei neuroni del midollo spinale, che sono quelle che generano le oscillazioni che poi servono per controllare i movimenti come gattonare o camminare. Il robot che abbiamo fatto ha una serie di sensori. Questa immagine voglio solo farvi vedere un pochino cosa c'è. Gli occhi sono delle telecamere, in realtà le orecchie ci sono dei microfoni, ha un sistema inerziale che gli consente in qualche modo di mantenere l'equilibrio, quindi tutta una serie di sensori
che in qualche modo lo fanno somigliare a un essere umano. Faccio vedere dei video che sono esempi delle cose che può fare. Una cosa sulla quale abbiamo lavorato tanto sono ad esempio le mani. Le mani per noi sono il modo in cui il robot dovrebbe interagire con l'ambiente, in cui dovrebbe acquisire conoscenza degli oggetti, e per questo abbiamo posto particolare attenzione nel progetto della mano. La mano ha le dita indipendenti, cosa che non si vede tanto nei robot tradizionali. È stato tanto lavoro solo per dare le mani al robot alla fine. Nell'altro video invece vedete il robot che in maniera autonoma guarda il mondo intorno a sé. Sostanzialmente usa, elabora le immagini che riceve attraverso le telecamere per cercare eventi di interesse nell'ambiente e quindi gira lo sguardo dove trova delle cose interessanti. Questo è un altro video, piuttosto, se volete, piuttosto lunghetto, di una serie di esperimenti dove il robot prende contatto col mondo utilizzando il tatto. Quindi tocca il tavolo per sapere dove si trova il tavolo, a che altezza è. Qui, vabbè, questo è senza tatto, guarda un oggetto per acquisire un modello visivo di come è fatto l'oggetto. Il robot non ha mai visto quell'oggetto, guarda un po' come è fatto, vedi di riconoscerlo nel futuro. La persona che è di fianco al robot in realtà utilizza un'interfaccia vocale, per cui sta parlando al robot e chiedendogli di fare certe cose. E qui il robot di nuovo entra in contatto con gli oggetti, accetta in maniera benevola l'aiuto di una persona che in qualche modo gli spiega come afferrare quel particolare oggetto, toccandolo, spingendolo in una particolare posizione e così via. Bene, per concludere, la domanda che ci possiamo fare, diciamo, risultati tutto sommato interessanti, però la domanda che ci possiamo fare è se veramente queste tecnologie ci consentono di costruire un modello del cervello, se alla fine sono utili per fare qualcos'altro, che non sia solo costruire un robot carino, tutto sommato. Una delle cose, degli aspetti che potremmo dimenticare in qualche modo è la forma. Quindi ci possiamo chiedere, ma la forma, in natura sappiamo che la forma ha una sua funzione, quindi sistemi biologici si sviluppano, forma e funzione sono collegati. Dovremmo forse fare lo stesso nella robotica, cosa che ancora non facciamo. Diciamo lo sviluppo del corpo, non dobbiamo solo considerare lo sviluppo del cervello, ma anche lo sviluppo del corpo, per cui il modo in cui si sviluppano le ossa, per esempio, ha a che vedere con l'uso che si fa delle ossa, per cui sono più resistenti in certe direzioni piuttosto che altre. E stessa cosa, l'elaborazione dell'informazione nel cervello in realtà si realizza perché c'è un cambio di morfologia, di connettività tra i neuroni. Questo non è una cosa che facciamo ovviamente nel computer, ma potrebbe essere importante come tecnologia. Qui concludo, i fratelli Wright, cosa c'è al giorno d'oggi? 100 anni di lavoro. L'albori, se volete, dell'intelligenza artificiale, di Google, è quello che vorremmo ottenere, speriamo, in meno di 100 anni.